Grandi cantine, frantoi oleari, salumifici, forni, imprenditori caseari e una folta rappresentanza del mondo della ristorazione. Sono i protagonisti che animano Marche, Tradizioni in Tavola. Il progetto è stato finanziato dal bando della Regione Marche, Marche dalla Vigna alla Tavola, operante nell'ambito del piano triennale di promozione per il settore agroalimentare, con il fine di valorizzare il vino di qualità nell'ambito della ristorazione, della buona tavola e dell'hotellerie, e dare così una forte spinta all'economia del nostro territorio, da sempre vocato al turismo e alla convivialità. Qual è l'importanza di appoggiare questa tipologia di iniziativa? L'importanza di questa iniziativa sicuramente è far conoscere i nostri territori, che è la cosa principale, soprattutto dopo terremoto, pandemia, e anche l'importanza di far conoscere i prodotti del territorio con i vini delle Marche, che è la cosa importante, far conoscere sia i Marche che le Sipillini, che è la cosa che più conta in questo momento, insomma, ecco. Anche perché siamo una regione ricca di storia, tradizioni, ma soprattutto di tanti prodotti, dal vino alla terra, e quindi i ristoranti è importante sia per l'agricoltura, per promuovere e per far assaggiare i prodotti della terra e di questa bella terra che abbiamo nelle Marche. Nella ristorazione marchigiana si può davvero realizzare una rivoluzione basata sul chilometro zero e sull'uso esclusivo delle materie prime locali? Sì, io sono convinto di questo, sempre rilanciando il discorso, perché le Marche sono ricche di prodotti genuini. Sì, è vero che spesso è difficile reperirli per noi ristoratori, però si sta muovendo molto a livello di agricoltura, di prodotti. Quindi sempre più ristoratori cerchiamo sempre la materia prima locale per far conoscere la nostra ristorazione. Da quello che ha potuto vedere qui, nel suo locale, la pandemia ha fatto veramente crescere l'interesse dei marchigiani per i propri territori? Sì, perché dicevo, paradossalmente sia il terremoto che la pandemia ha fatto conoscere i nostri territori, e sicuramente c'è più conoscenza, curiosità delle persone a venire al ristorante. È una cosa che questa ci ha aiutato anche nella ripartenza, perché noi comunque viviamo in un momento difficile proprio per colpa di questi brutti momenti, ma abbiamo avuto un bellissimo riscontro quest'anno, c'è tanta curiosità. Che tipologia di vini produce la sua cantina? Qual è il vostro fiore all'occhiello? Villa Furano si trova ad Appignano, in provincia di Macerata. Coltiviamo vitigni autoctoni, abbiamo 21 ettari. I vitigni principali sono il Montepulciano e il Sangiovese, la Lacrima e la Vernaccia Nera come rossi, e il Ribona o Maceratino in bianco. E proprio su questo vino ci soffermiamo particolarmente e ci coltiviamo particolarmente, perché è vitigno autoctono bianco della provincia di Macerata. Marche, Tradizioni in Tavola, cosa vuol dire per lei e che messaggio vuole che passi da questa iniziativa? È sicuramente stata una bellissima iniziativa presa dalla Regione per mettere in contatto i produttori e i ristoratori e far conoscere i vitigni locali in Regione e non solo. Nel mercato dei vini, attualmente, bisogna davvero avere uno sguardo globale o ci si dovrebbe concentrare nel far conoscere ed apprezzare il Made in Italy in primis agli italiani? Sicuramente noi anche come filosofia aziendale teniamo molto alle tradizioni e quindi puntiamo molto su i vini locali e cerchiamo di far conoscere il territorio attraverso i vini e la loro storia.